Successo fondamentale in chiave salvezza per la Pezzini Morbegno. Dopo una sfida giocata punto a punto, gli uomini di coach Cristian Ronconi hanno superato di misura Milano 3 Basket Basilio, nell'undicesima di ritorno del campionato di Serie C Silver. 72-70 il punteggio finale del confronto, disputato sabato sera al Pala Mattei di Morbegno. Vittoria dal valore doppio, perché ottenuta contro una diretta concorrente per la permanenza nella categoria. Con questi due punti, i gialloneri hanno raggiunto la zona neutra della classifica, fino a qualche tempo fa considerata un miraggio, soprattutto dopo le 10 sconfitte consecutive. Il match contro i milanesi è stato particolarmente duro. Abbiamo fatto fatica soprattutto nel primo quarto a capire come loro si muovevano nella parte difensiva, quindi il nostro attacco era molto 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 in difficoltà con la loro difesa, e dall'altra parte noi facevamo fatica a contenere le loro penetrazioni all'interno dell'area. La Pezzini ha chiuso il primo parziale sotto di 4 punti, 21-25, poi la musica è cambiata. Sugli scudi il giovane playmaker del Barba, il capitano Favero e Tarabini, la cui presenza in area tanto è mancata in questa stagione. I morbegnesi sono andati all'intervallo sul più 4, 41-37. Dagli spogliatoi sono usciti meglio gli ospiti. Applicando la difesa a zona hanno creato delle difficoltà all'attacco dei padroni di casa, abili comunque a contenere le avanzate di Milano 3. Poi, verso la fine del terzo periodo, dopo un principio di rissa, venivano espulsi Feloi e Cinque Palmi, uno degli elementi più temibili nelle fila degli ospiti. Sembrava essere la Pezzini a risentire maggiormente dell'episodio, andando sotto di 3 punti, ma ci pensava del Barba, sul finire del parziale, a rimettere in carreggiata i suoi con un canestro da 2 punti. L'ultimo quarto non è adatto ai deboli di cuore. È stata una battaglia, palle vaganti, colpi magari anche un pochino al limite sotto canestro, ma siamo stati bravi, abbiamo messo 2-3 canestri importanti, nel finale poi abbiamo recuperato 2-3 rimbalzi importantissimi in attacco che ci hanno permesso di chiudere avanti, di segnare poi addirittura il più 5, e peccato forse per il canestro finale, forse l'unico rammarico, quel canestro finale preso da 3 punti proprio allo scadere, che in caso di arrivo a pari punti con Milano 3 ci vedrebbe dietro a questa squadra. Però noi confidiamo che in queste ultime 4 partite di cercare almeno di ottenere le nostre vittorie in casa, sarebbe importante, perché con le nostre vittorie in casa potrebbe darsi anche che noi riusciamo a salvarci senza dover fare i play-out. Questo è il nostro obiettivo.